Prodotto dalla FanVision, oggi parliamo di marionette e ne parliamo con Diego Vida. Chi è Diego Vida? Diego Vida ha curato praticamente gli effetti speciali per i film come Fast and Furious, Mission Impossible. Oggi con Vida, che viene dal Giappone perché lui ormai lavora lì, parleremo di marionette. Sì, allora è un documentario sui pupi siciliani. I pupi siciliani è la forma più antica di animazione, risale ai primi dell'Ottocento. Noi vantiamo le due scuole più belle, che sono quelle di Palermo e Catania, e tutte e due particolari. Palermo si anima lateralmente e in più possono muovere gli arti inferiori, quindi anche le gambe, si sfrutta tanto la profondità del teatro. Catania invece si anima da dietro, il teatro è più grande e i pupi, diciamo, compiono dei movimenti in 2D. Laterali. La forma più antica di animazione che io vorrei appunto un attimino sia per quelli che sono del settore, ma anche diciamo i profani o gli appassionati di cinema, è stata sempre usata. Noi prendiamo spunto dei pupi siciliani. Io voglio ricordare tantissimi film che hanno fatto anche dei cult come Alien, dove per esempio nel secondo, quello diretto da James Cameron, molte delle miniature, cioè dei modelli, sia degli alieni, quindi come se erano dei pupazzetti o delle astronavi, come appunto dei giocattoli, venivano animate come le marionette, quindi da sopra, e chiaramente dava un effetto molto realistico. Questo noi non ci dobbiamo dimenticare che con le nuove tecnologie, quindi il 3D, gli effetti visivi, ciò di cui io mi occupo, oggi hanno fatto sì che siamo arrivati a una nuova frontiera. Il rapporto che c'è con la storia e i pupi siciliani è molto bello perché è appunto è molto antico. Il lavoro è tanto perché è laborioso. Prima, in passato, i pupi erano circa 1,5 m, quindi a volte ci si rischiava anche di spezzarsi la schiena o altre, diciamo, malattie che potevano purtroppo poi venire a lungo andare perché c'era lo sforzo. Dagli anni 70 c'è stato un ridimensionamento, sono stati portati circa 70 centimetri e anche meno, però lo stesso il lavoro c'è perché uno spettacolo dura 1 ora e mezza, perché comunque c'è tanta scenografia da cui poi passare durante la storia e chiaramente tante azioni che si fanno che oltre, diciamo, alla forza mentale c'è tanto anche allenamento di tecnica che queste famiglie di pupari da sempre fanno e ci regalano tante emozioni. Le famiglie dei Pupari sono i Cuticchio a Palermo e i Fratelli Napoli a Catania, ma in realtà l'opera dei Pupi nasce a Napoli. Sì, l'opera dei pupi è stata, diciamo, qui portata perché abbiamo notizie da Napoli. Purtroppo i pupi napoletani sono scomparsi con Donna Peppina che comunque diede l'avvio. Certo, in Sicilia, fortunatamente, noi ancora ce l'abbiamo, da circa 200 anni comunque l'abbiamo fatta nostra perché poi tanti pupari si sono susseguiti e ancora oggi tante famiglie, sia a Palermo che Catania, che Siracusa, che Caltagirone, anche recentemente a Messina, comunque continuano i loro spettacoli. E quando vedremo questo documentario? E dove lo vedremo? Già è veicolato all'interno dei film festival e presto lo sarà anche in TV con un piccolo, diciamo, turno che poi faremo anche quelli internazionali. E io l'ho voluto, diciamo, realizzare no profit perché proprio lo spirito è questo, ho voluto dare il mio contributo per rendere visibile, non far dimenticare, divulgando questa antica arte, quindi poi sarà anche condivisibile su internet e faremo anche le anteprime qui nelle nostre bellissime città siciliane perché giusto, è una cosa, diciamo, che veramente ci rende fieri e dobbiamo tutti quanti necessariamente andare un po' più al teatro, anche se oggi siamo, diciamo, influenzati dalla televisione, che ahimè non è più quella di una volta, già si perde anche un po' di andare al cinema, però chiaramente questo senza precludere nulla, diciamo, l'arte bisogna anche un po' viverla. Il teatro, come da sempre la gente andava dopo il lavoro giusto per rilassarsi e si immedesimava nei personaggi, è sempre una qualcosa che ti rende vivo. I veri pupi, questi gloriosi pupi siciliani che sono stati i portatori della nostra identità culturale, i messaggeri della nostra sicilianità nel mondo. E loro veramente sono degni di apprezzamento per quello che hanno fatto, per come hanno parlato alla gente, per come hanno comunicato le geste eroiche
attraverso le quali la moralità, i migliori valori dell'animo umano venivano instillati nell'animo dello spettatore seralmente attraverso le chanson de geste, attraverso il racconto e la parola del puparo. Adesso salutiamo e ringraziamo Diego Vida, facciamo a lui tanti in bocca al lupo per questo lavoro, e poi lui voleva salutare i suoi colleghi giapponesi. Un saluto ai nostri cari colleghi e amici giapponesi, e lo faccio appunto nella loro lingua. Ohayou gozaimasu, watashi wa Diego Vida-san, Italia Go, filmmaker, so desu ne? Ano ne, opera di pubishirizu, minasai dozo, kinimatte, morotare wa. Arigato gozaimashita, mata ne. Sayonara.